Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giovi e oggi siamo qui per fare una nuova challenge per il Crunch Sim, cioè la Breed Out The Weird. Allora, eccoci qua ritornati con le nostre challenge per il Crunch Sim, che in questo periodo ne sto facendo un sacco, ma perché stanno uscendo un sacco di challenge bellissime su YouTube. Cioè, io ho visto questa challenge ovviamente da Sweet Sim, da Carlin Curious. Devo dire che all'inizio avevo detto vabbè, non la voglio fare subito, però mi hanno fatto venire troppa voglia, cioè assolutamente voglio farla perché è troppo divertente. Allora, questo challenge consiste nel far di utilizzare, insomma, di giocare un pochettino con lo strumento della genetica. Come dobbiamo fare? Dobbiamo prendere intanto un sim o una sim brutta. Cioè, guardate questa qui, quanto è brutta, è una schifezza. L'ho presa dalla galleria scrivendo l'hashtag BreedOutTheWeird. L'ho trovata, era il primo risultato, però, cioè, è quello che mi ha colpito di più perché è la più brutta di tutte. Cioè, veramente, guardatela, fa impressione. Vabbè, comunque, bisogna giocare con lo strumento della genetica. E bisogna vedere se tramite varie generazioni, quindi i suoi figli, riescono a migliorare. Allora, in poche parole, questa Sims deve fare un figlio con un sim belloccio che scegliamo dalla galleria. Una volta che lo scegliamo, poi dobbiamo usare lo strumento della genetica e scegliere figlio e figlia di, e quindi poi ci esce una figlia. La figlia poi deve fare a sua volta una figlia con un altro sim belloccio, in modo tale da vedere se riusciamo tramite varie generazioni a eliminare questo sgorbio e quindi a far ritornare dei bei caratteri del viso, quindi a far ritornare i figli alla normalità e quindi belli effettivamente. Bisogna vedere se tramite tante generazioni riusciamo a far diventare i sim belli e non schifosi come insomma l'antenato d'origine, insomma l'antenato in comune, se vogliamo dire così. Allora, adesso facciamo la challenge dal punto di vista femminile, quindi partiamo da lei e dobbiamo vedere l'ultima figlia femmina se riuscirà ad essere bella rispetto a questo antenato in comune. Allora, lei con chi deve avere un figlio? Scegliamo un sim belloccio alla galleria tra quelli popolari ora, che sono sempre bellissimi. Allora, guardate questa sim, è bellissima. Vabbè, dopo lo usiamo. La adoro. Allora, quale ci scegliamo? Un bel sim belloccio, io direi Bradley. Interessante questo, guardalo. Questo è interessante. Come ha detto anche Carlin Curious, è un bel pezzo d'uomo. Oppure Grace ha scritto nei commenti, un bel pezzo di manzo. Facciamo un bel pezzo di manzo. Sì, effettivamente, cioè, guardatelo. Va bene, dai. Allora, vediamo un pochettino cosa esce. Che poi io sto pensando, cioè, questo qui così bello fa un figlio con lei. Cioè, ma dico io, ma come è venuto in mente di mettersi insieme? Cioè, beh, non lo so, cioè, vabbè, lasciamo stare, queste cose lasciamole stare da parte. Quindi, adesso dobbiamo utilizzare questo strumento della genetica. Io direi di utilizzare i bambini. C'è chi utilizza i bebè, io direi di utilizzare i bambini. E poi vediamo la giovane adulto come diventa. Facciamo come la Random Genetics Challenge, quindi generiamo a caso una figlia e prendiamo per buona la terza. Quindi, 1, 2, 3. Mi sa che è proprio la più brutta, però va bene. Ok, come si chiamerà? Facciamo sempre al terzo colpo di dado, diciamo così. 1, 2, 3. Sofia Schaffer. Niente male. Allora, vediamo la giovane adulta come diventa. Oddio. Oddio. Oddio, ragazzi, cioè, io sto morendo già così. Io muoio veramente, ma guardatela. No, vabbè. Questa challenge è un degrado, peggio della Random Genetics, cioè è molto più bella. Adesso prendiamo un altro pezzo di manzo dalla galleria e vediamo un pochettino cosa esce tra Sofia e quest'altro pezzo di manzo. Prendiamo lui. Ah, ma è un sim di Pao Gae. Se starà mai guardando questo video, un bacione Pao Gae. Paola Pao Gae. La conosco dal gruppo di The Sims 4 Italia su Facebook. Io ho anche una pagina Facebook, comunque, per chi lo conoscesse. Cioè, io lo dico sempre Facebook, ma non si utilizza più Facebook in realtà, però comunque dai.
Allora, unisci. Uniamo questo bel pezzo di manzo creato da Pogae. Allora, vediamo un pochettino la genetica cosa ci riserva in questo caso. Allora, un figlio con lei. Allora, vediamo un po'. Figlia, femmina. Allora, uno, due, tre. Mora. Ok. Vediamo un po'. Togliamole gli occhiali. Ma lo sapete che è carina? Cioè, è carina. Vediamo un po'. Speriamo che la gemella adulta non peggiori. Oddio. Ma cos'è, ragazzi? Questa è una mandibola. Oddio, ragazzi. Io muoio. Cioè, ma che mandibola ha questa? Vabbè, passiamo avanti prima che questo video dura 16 anni perché io mi metto a ridere e divento un degrado. Allora, utilizziamo magari qualcun altro. Vediamo un po' quale altro pezzo di manzo possiamo usare. Possiamo utilizzare. Oton. Questo qui. Hot base guy. Vai. Questo hot ci piace. Questo hot. Forza. Allora, lui lo eliminiamo. Ok. Vediamo un po' cosa esce adesso tra. Ah no, aspettate, non ho messo il nome alla figlia, aspettate. Non ho messo il nome alla figlia, come si chiama? Valentina Books. Ok, vediamo cosa esce tra Valentina e Jackson. Guarda, pure lui è carino, anche se un po' più rocchettaro, tra virgolette. Allora, forza, prendiamo Sofia, ma che brutta. Uno, due, tre. Ma poi da bambini sono carini, cioè guardate, cioè non è bellissima, però è carina, cioè. Carina. Vediamo un po' la giovane adulta cosa ci riserva. 1, 2, 3, via. Ragazzi, ma riusciremo? Oddio, ho paura che non riusciremo a superare questa challenge. Cioè, oddio. Speriamo di salvarci in extremis. Cioè, qua la situazione veramente si sta facendo tragica. Allora, vediamo di prendere qualche altro pezzo di manzo. Qualcuno di bello bello. Cioè, qualcuno di bello potente. Io direi di prendere chi? Prendiamo lui, il primo. Prendiamo il primo, magari per salvare la situazione. Prendiamo prima questo. Vediamo questo. Forza, prendiamo questo. Vediamo se lui riesce a salvarci, altrimenti passiamo all'altro. Allora, vediamo un po'. Riusciamo a salvare la situazione. Corbin Despacito. Guarda, Despacito pure si chiama. Cioè, se questo qui non mi. No, non va bene, allora. Lei si chiama Roberta. Roberta. Roberta da Silva. Allora, come sempre con lui, Corbin. Allora, Roberta e Corbin. Facciamo uno, due e tre. Ma è carina, ragazzi. Cioè, è carina. È carina. Cioè, oddio, ho paura adesso. Uno, due, tre, via. Oddio, ragazzi. Se n'è andata la mandibola, anche se il mento è un po' piccolino. Però si è aggiustata la situazione. Siamo riusciti. Hai visto questo Corbin Despacito che miracolo ha fatto? Aspettate, allora prendiamo un ultimo pezzo di manzo. Vediamo se. Allora, vediamo un po'. La situazione si è aggiustata benissimo. Quindi vediamo di farne un altro e poi basta. Perché altrimenti distruggiamo quello che abbiamo creato. Allora. Facciamo un ultimo tentativo tra Thomas e la ragazza che, a cui non ho messo un nome, vabbè, dopo ce lo mettiamo. Lei. No, ho messo un figlio maschio, aspettate. Figlia, allora, uno, due, tre. Secondo me lei esce più brutta, non so perché, ma me lo sento. Ok, lei si chiamerà Valeria mentre la mamma si chiama Simona. Ok. Vediamo un pochettino come diventa da grande. Ma lo sapete che non mi convince più? Era più carina la mamma. Aspettate, riproviamo, facciamo proprio la cosa finale, vediamo se riusciamo. Vediamo, prendiamo un sim che sarà il nostro fortunato, prendiamo qualcuno di belloccio proprio. Proviamo con questo ragazzotto qua. Proviamo con questo ragazzotto qua. Proviamo. Ho paura, ho paura. Questo è il nostro ultimo tentativo, quindi
Speriamo esca bene. Secondo me mi sono un po' distrutto il finale perché era uscita una bella sim, però sono voluto andare avanti. Ho sbagliato. Allora, uno, due, tre. Oddio. Oddio, ho paura, ragazzi, ho paura. Ho paura, ho paura, ho paura. Vai. Oddio, ragazzi. Ma lo sapete che è carina? Cioè, un po' la mascellona, però guardate, ha degli occhi profondissimi, cioè, certo, con questa capigliatura sarà sempre brutta, però dai, ce la prendiamo per buona. Sì, ce la prendiamo per buona. Sì, certo, da questo a questo direi che è un abisso comunque, cioè, dai, sono contento. Adesso cambio un minimo il look, le cambio i capelli, perché questi sono veramente inguardabili, cioè. No, assolutamente no. Cioè, mettiamo qualcuno di più guardabile. Ma lei è giovane adulta. Cioè, scusatemi, ma io devo cambiare il colore dei capelli. Ci metto un. Ecco, castano chiaro. Ah, cioè, si è aggiustata. Cioè, veramente. Scusatemi, ma l'ho dovuto fare perché veramente è una cosa indecente. Cioè, alla fine non è il colore dei capelli l'importante. Facciamo finta che se li è tinti. Perché i capelli bianchi. No, assolutamente no. Poi per una giovane adulta, poverina, che deve fare? E va bene ragazzi, dai, abbiamo finito questa challenge anche se. Allora, siamo partiti da lei. Oddio. Poi siamo andati avanti con lei, Sofia. Poi con Valentina. Poi Roberta. Poi all'improvviso c'è stata la trasformazione con Simona. Oddio, questa era molto più carina Simona. Poi abbiamo Valeria, che pure lei era tanto carina, guardate, carina. E poi abbiamo Arianna. Devo essere sincero che dovevo fermarmi prima perché Simona o Valeria erano più carine, però fa niente, dai, è andata così. È andata così. Va bene, dai. Ci può stare, dai, alla fine. Ho deciso di tentare e di andare avanti. E quindi niente. Il gioco mi ha dato questo. Adesso passiamo alla parte maschile. Ed eccoci qua ragazzi, oddio, sto gridando da mezz'ora, però ho deciso di fare le cose complicate, sì, lo so, perché voglio rendere il video, cioè, divertente, cioè, veramente mi sto divertendo troppo a farlo. Ho trovato questo, che è il tizio più scaricato all'hashtag Breathout the Weird, però ne vale la pena, cioè, guardate a questo. Cioè, è bellissimo, ragazzi. Cioè, ma si può, cioè. Oddio, cioè, oddio. Fa pure impressione, cioè, si vede la colonna vertebrale. Oddio. Proviamo con le belle ragazze. Vediamo se riusciamo a sistemare il tutto. Come vedete, adesso spunterà. Vedete, ci sono tutti questi sims. Ho scaricato questo. Cioè, è bellissimo, ragazzi. È bellissimo, bellissimo. Troppo ambizioso, cioè, sì. Secondo me non riusciremo mai. Però, va bene. Allora, lei me la gioco per ultima. Perché lei è la più bella di tutte. Proviamo prima con lei, con Amber. Proviamo con questa bella ragazza. Sono tutte bellissime queste. Allora, bel pezzo di femmina, diciamo così. Allora, Amber, vediamo un po' cosa esce tra Amber e. Come si chiamava? Come si chiama? Jonathan. Cioè, ma poi dico io, cioè, ma lei con questo. Ma dico io, ma non si impressionano? Vabbè, dobbiamo fare questa volta in maschio. Quindi, uno, due e tre. Oddio, sono tutti brutti, ovviamente. Ma veramente, cioè, è bello. Cioè, anche se ha la faccia schiacciata, però è bello. Oddio, già mi immagino adesso da grande. Uno, due, tre. Non voglio guardare. Oddio, ragazzi, mi è già migliorato, anche se. Vabbè, il naso è incommentabile, cioè. Però. Cioè, ragazzi, guardate come già è migliorato, anche se ha delle spalle e delle braccia imbarazzanti, però dai. Rispetto all'antenato in comune, diciamo che è meglio, meglio. Allora, lui come si chiama? Antonio Otom. Antonio poi. Antonio Otom, che poi è bruttissimo vedere i nomi italiani con i cognomi inglesi, cioè. No, sinceramente no, però. Wow, guardate che bella Lily! Lily! Wow, che bella! Aspettate, non sostituire, se no mi cancella tutto, mi cancella la bellezza che ho creato. Allora, oggetti rimossi, vabbè, non ci interessano.
i capelli che erano CG, non so cos'erano. Allora, giochiamo con la genetica. Guardate che bella, pure questa è bellissima. Tutte sono tutte bellissime. Ma dico io, ma chi è che riesce a fare dei sim così belli? Sono bellissime. Allora, vediamo un poco. Uno, due, tre. Secondo me è il più brutto di tutti. Cioè, erano così carini. No, è il più brutto. Allora, vediamo un po'. È uguale al padre, cioè è identico, ragazzi. Lei si chiama Trattino. Alessio Trattino, perfetto. Alessio Trattino. Adesso, oddio, mi è comparso questo. Aspettate, cioè è veramente imbarazzante, peggio di prima. Allora, vediamo un po'. Cerchiamo qualche altra bella ragazza. Che bella. È bellissima pure questa. Questa penso sia la più bella di tutte. Dopo quella lì in posa, questa è bellissima. Cioè, guardate. Che poi guardate, vabbè. Alessio, ok, uno, due, fammene uno con gli occhi azzurri. Tre. Ragazzi, ma perché il terzo tentativo è sempre quello più brutto? Cioè, poi sarà una mia impressione, però veramente il terzo tentativo è sempre quello più brutto. Allora, questa faccia schiacciata è rimasta, però un miglioramento si vede all'orizzonte. All'orizzonte molto lontano, però si vede. Si vede, si vede. Allora, vediamo un'altra bella ragazza da utilizzare per questa. Oddio, che bella. Forse è più bella di quest'altra. Cioè, guardate, è bellissima. È bellissima, ragazzi. Vabbè, sapessi fare io dei sim così. Cioè, veramente adoro. Ovviamente mi ha tolto i capelli perché era troppo bella per essere ammirata, quindi tolti i capelli. Hattie Low. L'altro come si chiamava? Aspetta, non gli ho dato il nome. Edoardo. Ok, Edoardo Kaplan. Kaplan. Tutti i cognomi poi stranissimi perché sono inglesi, visto che i creatori sono inglesi. Che bella questa. Cioè, se non viene un belloccio con questa sim, veramente, cioè, no. Io dico no. Uno, due, tre. Carino, carino, anche se il taglio di capelli è quasi rasato, però carino, carino lui. Vediamo un po' la giovane adulto. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Oh, il mento già se ne sta, la faccia schiacciata c'è ancora, ma se ne sta per andare. Cioè, si vede un miglioramento all'orizzonte. Aspettate che gli tolgo. Ok. Non male, anche se è venuto anche calvo, va bene. È venuto anche calvo perché la mamma era calva, quindi è venuto anche il figlio calvo. Allora, adesso abbiamo ancora due tentativi. C'è rimasta un'altra ragazza e poi la sim finale è questa qui. Allora, vediamo un po' un'altra sim bella, bella, bella. Questa è bella proprio, ragazzi. Aspettate, uniamo questa ragazza che è davvero bella. Vediamo un po' la genetica cosa ci offre anche questa volta. Vediamo un po', dai. Troppo curioso, aspettate. Allora, questo qui che non gli ho dato il nome, vabbè, ce lo vediamo dopo. Vediamo cosa esce. Allora, dai, pure questa è bellissima. Uno, due, tre. Secondo me è il più brutto. Cioè, ma perché il terzo tentativo è il più brutto? Ragazzi, la prossima volta non lo uso più il terzo tentativo comunque. Vediamo come diventa. Allora, il turbante, com'è? Oh, ragazzi, è bello! È bello, ragazzi! Dai, abbiamo l'ultimo tentativo per farlo diventare ancora più bello, perché questo è bello, questo ragazzo è bello proprio. Oddio, siamo riusciti a far diventare bello questo! Non ci credo, ragazzi! Allora, utilizziamo lei, che è la nostra ultima scelta. Eccola qui, che bella pure questa. Allora, l'ho lasciata per ultima. Appena l'ho vista, no, tu sei l'ultima perché sei la più bella di tutte. Ok, in pratica mi è rimasta senza pantaloni, ma va bene. Allora, lui come si chiamava? Aspettate, gli diamo un nome perché non avevo dato un nome a lui. Allora, lui si chiama Luca. Lui si chiama Filippo. Adesso vediamo cosa nasce tra Filippo e la ragazza. Come si chiama? Stella, mi pare si chiama Stella. Forza, alla volta buona. Uno, due, tre. Secondo me viene bellissimo. Aspettate, perché tutti e due sono belli questa volta. Dai, vediamo. Esci bello. Ecco di qua. Oh là là, eccolo. Perfetto, è venuto bellissimo, ragazzi.
Dai, è carino, assolutamente sì, cioè approvato, approvato assolutamente. Allora, possiamo togliere lei ed ecco qui anche lui, guardate che bello, come lo chiamiamo? Daniele, Daniele, dai. Allora, diamogli un bel taglio, cioè questo qui, no, non gli rende giustizia. Usiamo questo che non utilizzo, sì, perché questo non lo utilizzo quasi mai. Ok, utilizziamo questo. Magari ci mettiamo anche un minimo di barbetta, che secondo me non ci sta male a lui. No, però direi di no. Il fisico. Il fisico è un po' meh, però. Il fisico è rimasto sempre così. Vabbè, dai, è migliorato però. È migliorato assolutamente. Io direi di mettergli una giacca così si allargano le spalle. Non lo facciamo sembrare piccolo piccolo. Magari una bella felpa di quelle belle grosse. Insomma, qualcosa che non faccia vedere queste spalline piccole piccole che ha. Volevo salvarlo, effettivamente. Cioè, un po' sì, però è troppo sproporzionato, ragazzi. Dai, ci abbiamo provato, però. Dai, ci abbiamo provato. Allora, ci mettiamo sempre questo pantalone perché io sono fissato con questo pantalone. Ci togliamo i calzini con queste scarpe. Ma che scarpe sono? Ci mettiamo, non lo so, queste. No, no. Ci mettiamo magari delle tranquillissime. Delle tranquillissime Converse. Vediamo un po'. Ah, dei piedoni enormi. Pure inseriamo i piedi. Ok. Ok, ragazzi. I piedoni magari ce li lasciamo così. Non facciamo. Ok, quindi ho cambiato ovviamente, io ho tolto la barba e tutte quelle cose, io ho messo una capigliatura più decente e ho cambiato il look. Dai, devo essere sincero che anche lui è venuto molto bello rispetto a questo. Rispetto a questo. Oddio, ragazzi, non ci posso passare, cioè da questo siamo passati a questo. Cioè, comunque se lo guardiamo così a mezzo busto è bellissimo, poi si guasta andando verso il basso, però dai, guardiamolo così. Daniele Newton. Ah, si chiama pure Newton, ragazzi. Newton. Ah, direi allora. Si chiama Newton, quindi perfetto. Allora, dai, sono davvero contento del risultato. Va bene, ragazzi. Quindi siamo partiti da lui, da Jonathan. Poi ecco qui Antonio. Siamo arrivati a lui. Poi a lui. Ecco qui ad Alessio. Poi ad Edoardo. Cioè, i primi quattro tentativi sono sempre orribili. Poi dal quinto si aggiustano. Il quinto, cioè, in realtà pure lui era bellissimo già così. Poi è arrivato lui, e pure lui è bellissimo. A parte il fisico, però sono belli di faccia. E anche lui, guardate che bello di faccia. Anche se il fisico potrebbe migliorare, un po' di palestra ci vorrebbe, però. Davvero bello, Daniele mi piace tantissimo. Davvero, quindi. Da Jonathan. A Daniele, ecco qui. Dai, possiamo considerarlo un bel pezzo di manzo? Ma sì, dai. E va bene, ragazzi. Allora, direi che per questo video può essere veramente tutto. Oggi abbiamo affrontato la Breed Out The Weird Challenge. Come vedete, i risultati sono stati Arianna e Daniele. Ci siamo fatti un sacco di risate perché siamo partiti da due sgorbi, ma veramente due sgorbi, ma di quelli potenti. E alla fine sono usciti loro. Secondo me la challenge è riuscita meglio dalla parte maschile, perché in quella femminile secondo me mi dovevo fermare prima e andando avanti ho peggiorato la situazione. Quindi secondo me è venuta meglio la sfida dal punto di vista del genere maschile. Però fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Quindi vi invito ad iscrivervi, lasciate tanti commentini con i vostri pareri e dicendomi che cosa ne pensate della challenge. Ovviamente se volete lasciate un like e condividete il video con i vostri amici. Vi invito a seguirmi su tutti quanti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Vi mando un bacione fortissimo, mua, e buon Sims a tutti.